Stimati colleghi scienziati, scienziati e neurochirurghi, signore, signori. Alcune settimane fa, dopo essermi basato in molti anni di professione su tradizioni conservatrici e sulla realtà scientifica, come chiunque di voi, ho iniziato un esperimento di, io stesso esito a menzionarlo, di rianimazione di tessuti morti. Ciò che ho da offrirvi potrebbe rappresentare la chiave dell'immortalità. Signore e signori, lasciate che vi presenti, per il vostro piacere intellettuale e filosofico, la creatura. Restate ai vostri posti! Restate ai vostri posti, vi prego! Non siamo bambini, siamo scienziati! Vi assicuro che non c'è nulla da temere! Per primo, vorrei proporre alla vostra attenzione un'interessante dimostrazione delle principali funzioni neurocerebrali. Moto e coordinazione. Cammina, tacco e punta. All'indietro! Signore e signori, finora avete visto la creatura esercitare la semplice meccanica dell'attività motoria, ma per ciò che state per vedere, dobbiamo entrare in silenzio nel regno del puro genio. Questa legge qua non scrive una porcata, ne glielo dico francamente. Ecco. Ho sentito bene? È una porcata. La scritta lei è una porcata. E la mia, con la mia t-shirt è una battaglia di libertà, poi lei non ci crederà. Ma lo indossa anche adesso? Grazie. No, ma guardi, è proprio qui se vuole. Quindi non ha rinunciato, ha disobbedito. No, io la porto perché è una battaglia di libertà e di democrazia. Signore e signori, mesdames et messieurs, damen und herren, da ciò che era una volta una massa di tessuti privi di vita, vi presento ora un colto, sofisticato, dendidicità. Luci! If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? E noi vogliamo far decidere il futuro nostro nel paese dei nostri figli a chi fino a 5 anni fa era nella giungla a parlare con Tarza Recita! Different types who wear a day coat, pants with stripes or cutaway coat, perfect fits. La porta è sempre aperta, tornino giù nel deserto a parlare coi cammelli o nella giungla con le scimmie. Dressed up like a million dollar trooper. Guardate che qui non solo rischiamo di fare il paradiso dei terroristi, è un tempo dove eravamo un popolo di santi, di eroi, di navigatori, ma diventeremo anche un popolo di ricchioni. Brian Mighty Hard to look like Gary Cooper. Questa legge qua non scrive una porcata, ne glielo dico francamente. Come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst. È proprio qui se vuole. Quindi non ha rinunciato. La gente mi guarda come se vedesse un marziano. A questo punto, francamente, mi spiace, non so il nome della signora, quella, Gebreal. Quella bronzata, insomma, quella che diceva del deserto, del cammello. Sì. Thank you.
niente, ti dico. 1, 2, 3, 4. Per l'amor del cielo, muoviti, vuoi farmi fare la figura del buffone? Vi prego, per la vostra incolumità, non lo umiliate! Stai buono, hai capito? Non ti lascerò distruggere il mio lavoro! Quale tuo creatore ti ordino di smetterla! Fa discutere l'ennesima provocazione del leghista Roberto Calderoli che, aderendo allo sciopero della pasta proclamato oggi, non solo ha annunciato che mangerà maiale per far dispetto agli islamici che seguono il Ramadan, ma ha anche detto che metterà se stesso il suo maiale a disposizione per una passeggiata a Bologna, sul terreno dove il comune intende costruire una moschea, proprio come aveva fatto a Lodi. Il terreno, ha ricordato Calderoli, dopo la passeggiata del mio maiale fu considerato infetto e pertanto non più utilizzabile per la moschea. Infine Calderoli lancia la proposta di un vero e proprio maiale dei, con tanto di concorsi e mostre suine, per evitare la costruzione delle moschee. Critico il ministro della solidarietà sociale Ferrero, che chiede scusa a nome di tutti gli italiani ai musulmani residenti nel nostro paese.